Proroga al 2027 delle concessioni balneari. È arrivato l'atteso provvedimento per gli operatori del comparto che nel corso dell'estate hanno effettuato sit-in e proteste a fronte dello scenario che prevedeva un nuovo regolamento con nuovi criteri per le gare finalizzate alla concessione degli spazi. Vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso anche i titolari degli stabilimenti balneari della provincia di Agrigento. Gli attuali concessionari potranno operare dunque fino al settembre del 2027 in regime di proroga. L'intervento è contenuto nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri dopo un serrato confronto con l'Unione Europea che ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l'opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari. Il decreto prevede che le gare per le nuove concessioni dovranno essere bandite entro il giugno precedente e chi subentra dovrà pagare un indennizzo a chi lascia, assicurando la continuità occupazionale dei lavoratori. La durata delle nuove concessioni, viene anche specificato, dovrà essere di almeno 5 anni e di non più di 20 per tutelare gli investimenti. Un provvedimento per il quale la CNA di Agrigento, che ha seguito assieme ad altre organizzazioni la vertenza dei balneari, evidenzia luce ed ombre. Abbiamo fatto una grande battaglia e continueremo ad essere sempre sul pezzo perché questa proroga certamente allunga i tempi, però non ci soddisfa pienamente, ci sono più ombre che luci. Se da un lato infatti è positiva la proroga, i criteri previsti per il nuovo assetto non tutelano le imprese al momento attive. Questa è la nostra posizione perché da una prima lettura possiamo dire che si sta sacrificando un comparto, disconoscendo il principio per cui le gare si fanno solo quando non c'è spazio per i nuovi investimenti. La risorsa non è scarsa per quanto ci riguarda, secondo quelli che sono i dati in nostro possesso, ma non solo, sono dati anche ufficiali, specie in Sicilia, e evidentemente che si è scelto di chiudere una vicenda annosa con un colpo d'ascia. Chiaramente, come dicevo, il 2027 non è il 2024, è uno spazio in più, ma chiudere questa vertenza in questo modo lascia ampiamente l'amaro in bocca. Adesso, come dicevo, lavoreremo per migliorare diversi aspetti in Parlamento, ma onestamente ci aspettavamo molto di più. Tra le ombre, il provvedimento non ci soddisfa. È quello che è un passaggio che prevede per gli attuali concessionari solo la remunerazione degli investimenti ancora da ammortizzare, senza prevedere nulla per gli investimenti effettuati nel corso di una intera vita imprenditoriale, limitandosi a un riconoscimento solo per l'ultimo quinquennio. Ecco, questa è una situazione che non ci soddisfa, così come assieme anche ad altri passaggi. La nostra battaglia andrà avanti perché noi saremo sempre accanto alle imprese, ovviamente per quelli che sono i principi che riteniamo che siano legittimi e corretti per dare risposte alle nostre aziende.